Il neopresidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha ufficializzato quest'oggi i componenti della nuova assemblea legislativa. Sono 5 gli uomini e 5 le donne, 8 dell'Emilia e 2 dalla Romagna. Vediamo allora in questo servizio chi sono i nuovi assessori. Una squadra all'insegna del rinnovamento, cambiata per 4 quinti rispetto alla precedente. Nessun colpo di scena uscito dal cilindro però rispetto ai nomi in circolazione da qualche giorno. Il neo presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha presentato la sua giunta regionale a un mese dalla chiusura delle urne elettorali. La prima novità è sulla vicepresidenza, che va alla politologa Elisabetta Gualmini, che ottiene anche la delega al welfare. Sottosegretario alla poltrona da governatore è l'ex sindaco di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, Andrea Rossi. Confermato Patrizio Bianchi, assessore alla scuola, università e formazione, che però avrà anche le politiche europee, delega ad hoc voluta da Bonaccini. Rimane in sella anche Massimo Mezzetti, per lui ancora l'assessorato alla cultura, ma guadagna anche la legalità. Confermata la protezione civile e l'ambiente Paola Gazzolo. Le novità: entra in giunta come assessore ai trasporti il segretario del PD bolognese Raffaele Donini. È romagnolo come il precedente il nuovo assessore al turismo, il ravennate Andrea Corsini. Oltre alla vicepresidente, gli altri cosiddetti civici sono la numero uno di Lega Coop Emilia Ovest, Simona Caselli, che va alla agricoltura, la deputata PD Emma Petitti al bilancio e il direttore dell'ospedale Sant'Orsola Sergio Venturi, che ottiene l'incarico pesante alla sanità. Entra infine in giunta l'ex presidente dell'assemblea legislativa Palma Costi, che diventa assessore alle attività produttive ed eredita da Errani la delega per la ricostruzione post sisma. In ultimo la delega allo sport, che è in mano alla presidenza della regione. Trovano riscontro quindi tutti i rumors, soprattutto sui confermati sui nuovi ingressi, come del resto l'intenzione di Bonaccini di formare una giunta composta in pari numero da donne e uomini. Non appare così scontato invece il ruolo centrale per il capoluogo Bologna. Appuntamento per tutti alla prima seduta dell'Assemblea legislativa lunedì 29 dicembre. Nessun occhio alle correnti interne, ha assicurato il Presidente, che ha una ricetta per la sua squadra. Io ho detto un robusto rinnovamento, questo è avvenuto. Più complessivamente ho definito una giunta efficiente e competente. Efficiente me lo auguro, competente credo sapranno davvero dimostrarlo, e abbiamo un grande lavoro davanti. È una squadra che non l'ho fatta pensando al bilancino. I criteri che ho ottenuto erano i due che avevo promesso, oltre al tema del rinnovamento, di un robusto rinnovamento, perché apriamo una nuova stagione di governo. Avevo detto mi interessavano due criteri, quello della competenza specifica per alcune deleghe e dall'altra l'esperienza anche amministrativa di una parte della giunta, perché solo chi ha fatto l'amministratore può in alcuni casi sapere che tutte le mattine si devono dire dei sì ma anche dei no.